Ciao a tutti, Gian Belushi Group eBay. Oggi faremo un video in prima persona della riparazione di una Pavoni professionale del gruppo di questo modello. Bene, ora vediamo gli attrezzi che ci servono: una chiave del 14, una del 10, un cacciavite piccolo, uno un po' più grande per questioni, diciamo, di comodità. Questo attrezzo è assolutamente fondamentale. Abbiamo le due guarnizioni del gruppo, la guarnizione che andrà poi montata qui. Abbiamo poi la guarnizione sottogruppo e la guarnizione qui in mezzo. Bene amici, adesso ci mettiamo all'opera per cambiare le guarnizioni del gruppo. Macchina non ci serve più, andiamo a operare direttamente qui sotto per rimuovere la guarnizione. Qui di solito è un po' la parte più difficile perché si incrosta e quindi bisogna cercare di fare un buco nella guarnizione e poi sollevarla. Ecco qui, la guarnizione si è alzata. Eccola qua. Facciamo passare sotto il cacciavite. Ovviamente è molto vecchia, quindi si romperà. Il resto verrà via più velocemente. Eccola qui. Ecco qui, bello incrostato e bello sporco. Ora basta spingere perché ovviamente fate così e avete il gruppo fuori. Pistone del gruppo. Questi dopo li puliamo. Ecco qui l'interno. Diamo una passatina dai vecchi detriti di caffè e di guarnizioni. E ora questo qui dentro andremo a rimuoverlo con l'attrezzo di prima, quindi si inserisce, tac, eccolo qui. Rimuoviamo l'anello di tenuta. Ecco
Eccolo qui l'anello di tenuta. C'è la guarnizione all'interno. Quella, tac, l'abbiamo forata. Ed eccola qua. Quindi questa è la nuova guarnizione. Diamo un po' una pulitina e vediamo un po' di mettere dentro la nuova guarnizione. Nell'interno sede. Guarnizione, ci mettiamo sopra un po' di pasta sulla guarnizione. Tac. Un po' di pasta sulla guarnizione ed è fatto. Quindi da solo? No, va fuori. Vedete? Già migliora. Che cos'è in faccia? È la telecamera. Ecco qui. Perché stai filmando qui? Sì. Guarnizione non è neanche eccessivamente vecchia, ma non essendosi rotta durante la fase di smontaggio, però avendo notato una perdita preferiamo cambiarla. Oh, sono ancora abbastanza buone. Ma le cambiamo per precauzione, avendo quelle nuove. Quindi puliamo il gruppo, il pistone del gruppo. Eccolo qua, bello pulito. Andiamo di montare le guarnizioni qui all'interno. Ok, questa è da montare con questo attrezzo più il cacciavite per fare leva verso il basso. Ricordiamo, una in questo verso e l'altra in questo, perché fa tenuta da un lato e questa fa tenuta dall'altro. Quindi inseriamo un po' di pasta, ovviamente sulle guarnizioni ci vuole sempre. We'll be right back.
Ecco qua. Ovviamente la parte questa qui più in basso rimane qui, ok? Qui basta. Se non entra, vuol dire che non è perfettamente allineato. Se no, entra subito. Ok. Eccolo. Ti annoio. Ecco qui. Ecco. Pronto. Ultima fase, passare col braccetto senza filtrino, con il filtrino, ed è perfettamente allineato così. Ciao a tutti e buon divertimento!